Tra poche ore la Quaresima sarà ormai terminata e quando il sole sarà tramontato su questo grande e santo giovedì, allora, per poter varcare la soglia del triduo di Pasqua, i cristiani siederanno a mensa, come nella notte in cui Gesù fu consegnato per essere l'agnello nel cui sangue è segnata l'alleanza nuova, quella definitiva. Come ingresso nel primo giorno del triduo, il venerdì della sua passione e morte, i credenti fanno memoria dell'istituzione dell'Eucarestia e del Mandatum Novum. Insieme, queste due consegne ricevute dal Signore illuminano l'evento della sua passione e morte, trasfigurandolo in un evento sponsale che poco ha che spartire con certa drammatizzazione esasperata alla quale purtroppo siamo abituati. Veramente siamo invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Come tutte le chiese, grandi basiliche o modeste chiese di paese, anche la cattedrale di Chieti apre le sue porte ai discepoli di Gesù. Il profumo fragrante del crisma che l'arcivescovo ha preparato al mattino nel corso del solenne pontificale concelebrato con i suoi presbiteri si spande ancora sotto le sue volte. Ma ora è tempo della cena del Signore, come ci ricorda l'imponente tela datata 1760, opera di Saverio Persico, uno dei tanti artisti campani che nel Settecento lavorarono per gli arcivescovi di Chieti. Per ammirarla dobbiamo sostare per un po' nel segretariato, questo ambiente riservato al clero della cattedrale, nel quale trovò alloggio insieme a quella dell'unzione in casa del fariseo. Depitrici, queste due tele della pittura di Francesco De Mura, soprattutto la cena, ci fa entrare attraverso le pose teatrali dei personaggi e le accese cromie dentro quel cerchio che circonda il Cristo, che si consegna nel pane. Questo è il mio corpo, che è per voi. Ma il memoriale eucaristico ha bisogno della sua suppellettile, dalla brocca e catino, con il grembiule al calice da condividere, perché l'Eucaristia è soprattutto un evento da condividere ed il calice è il luogo per eccellenza in cui tale condivisione diviene visibile. E a tale proposito, ecco un'opera unica che costituisce un gioiello senza pari del tesoro della cattedrale, il calice Valignani, frutto di un'anonima bottega orafa veneta. La committenza è più che nota, però. Monsignor Colantonio Valignani, che resse come arcivescovo la sede teatina dal 1455 al 1488. Questo calice in argento e oro, con i suoi decori fitomorfi, i suoi putti, le volute, come un'architettura in miniatura, sorregge la coppa, lineare e pulita. Ancora oggi quella coppa, custodita gelosamente e sopravvissuta alle intemperie della storia, sta al centro dei momenti più alti della vita della Chiesa locale e si fa segno di quella vita donata fino alla morte, una vita vissuta nell'amore, un amore che trasfigura anche il passaggio estremo e doloroso della morte. Una coppa che, al di là del valore storico-artistico, diventa profezia di colui che verrà, anticipazione della festa di nozze del servo divenuto agnello, la cui comunità, che ne spezza il pane e ne innalza il calice, è chiamata a farsi serva perché il Signore Maestro per primo si è fatto servo ad essa. E ai discepoli, sempre frastornati da quel per voi e da quel gesto del Maestro chinato ai loro piedi, traduce un'intera vita come servizio. A loro non resta che credere all'amore.